torna a Torrenova Amuni, il festival agroalimentare. Dal 6 all'8 settembre il lungomare torrenovese ospiterà la seconda edizione dell'evento di respiro internazionale che si preannuncia imperdibile. I tre giorni veramente importanti, non solo io dico sempre per Torrenova, per tutto il territorio, ci saranno 24 produttori siciliani, delle eccellenze siciliane che incontreranno i buyer da tutto il mondo, ci sarà presente la Sud Corea, il Brasile, l'Inghilterra, la Francia, la Germania, l'Australia e tutta la grande distribuzione italiana come Coop, Conad e Deco. Quindi un evento commerciale veramente importante, ci sarà lo show cooking di Celestino Drago, ci sarà un importante convegno sulla crisi idrica regionale e poi ci saranno gli artisti che lideranno tutte e tre serate, Rocco Hunt, Fedez e Arisa. Cosa rappresenta questo evento per voi? Per noi rappresenta veramente un evento molto importante perché abbiamo Torrenova completamente pieno, abbiamo Torrenova, possiamo dire, veramente full, ma non soltanto Torrenova, tutto il territorio pieno di gente, e questo è molto importante sia a livello commerciale ma soprattutto a livello turistico, perché ci sarà molta gente che verrà per le prime volte in questo territorio e quindi è anche un momento per noi per far conoscere le nostre bellezze. Come saranno articolate le tre giornate? Allora, ci sarà la prima serata che ci sarà l'inaugurazione del festival, il Festival Amuni alle 17.30, e dopodiché ci saranno i saluti istituzionali con deputati, ho invitato anche tutti i sindaci del territorio, quindi ci sarà una presentazione dell'evento e dopodiché inizieranno subito gli incontri B2B tra produttori e i vari buyer. Voglio ricordare che ci sarà anche il servizio street food dove ci saranno 23 stand che daranno il servizio ristorazione. L'invito facciamo a tutti i nostri teleascoltatori su Onda TV e Bella Sicilia di venire a Torrenova in questi tre giorni, troveranno sicuramente tutti i servizi a loro disposizione, abbiamo messo anche, grazie a muniparking.it, ci sono anche dei parcheggi a pagamento, ci saranno anche dei parcheggi liberi per chi volesse venire a Torrenova prima delle 19, come è successo l'anno scorso con i The Colors, che tanti sono venuti e hanno parcheggiato. Anche quest'anno ci saranno molti parcheggi liberi, chi invece ha voluto scegliere il comfort del parcheggio a pagamento troverà il parcheggio garantito a qualsiasi orario. E inoltre abbiamo dato anche libero accesso alle tante navette che stanno chiamando, le navette che partiranno dai vari paesi, entreranno senza alcun obbligo a Torrenova e potranno lasciare i nostri ospiti lato Palermo in via Pirandello vicino al campo sportivo, mentre lato Messina li potranno lasciare i quattro canti. Quindi stiamo cercando di organizzare tutto, ci sono bus organizzati, molta gente so che arriverà anche a piedi dai paesi vicino, che è anche un'ottima occasione, le biciclette avranno libero accesso. Quindi siamo pronti ad accogliere tantissime persone, sperando, come l'anno scorso che ne abbiamo accolto veramente tante per i The Goals, oltre 15.000, ci sarà lo stesso servizio d'ordine e vigilanza impeccabile.